Assessore Masci, 42esima edizione della Miglianico Tour, la presentazione qui in Abruzzo, un altro evento che nobilita l'estate sportiva degli abruzzesi. Ma sì, la Miglianico Tour è la gara podistica più antica d'Abruzzo e forse d'Italia, una manifestazione importantissima che permette oltretutto di conoscere il nostro territorio in maniera più approfondita. È un'iniziativa che si svolge in questo periodo ferragostano, quindi ha caratteri sportivi ma ha soprattutto un carattere turistico, perché permette a tante persone che vengono da tutto il mondo di conoscere le nostre bellezze naturali. È questo che interessa a noi, uno sport naturalistico che si svolge a contatto con la natura, a contatto con i territori, e che permette alle nostre bellezze di mettersi in mostra nella maniera più giusta. Oggi l'Abruzzo è una regione che riesce ad attrarre turismo anche attraverso manifestazioni sportive che si svolgono in continuazione nel periodo estivo e non soltanto in questo periodo. Continuiamo su questa strada, quest'anno abbiamo premiato tanti atleti abruzzesi e tante squadre abruzzesi, e adesso con le manifestazioni cerchiamo di premiare l'Abruzzo, di farlo conoscere nella maniera giusta per far sì che possa diventare sempre più una meta di turismo, per un turismo naturalistico, visto che siamo la regione più verde d'Europa.